Buona mattinata a tutti e grazie alla Madre Generale per aver corso questo rischio e anche e soprattutto per tutto, per l'insieme delle iniziative, delle proposte che state offrendo alla nostra diocesi, sia attraverso il giornale, sia attraverso alcuni incontri, perché non hanno una ricaduta solo sulle suore, sulle comunità religiose, sulle vostre attività, ma su tutta la nostra diocesi, anche sulla vita dei preti. Può darsi che non arrivino sempre i ritorni di chi dice mi è servito leggere quell'articolo, conoscere quell'aspetto, mi sento di garantirvi che ha una ricaduta anche sulla vita di noi preti, la figura del Palazzolo e oggi la vostra testimonianza. Mi è stato indicato un titolo per la riflessione da proporvi e il titolo è Don Luigi Palazzolo, un santo nel quotidiano. Desiderando di rimanere fedele a questo tema proposto, ma contemporaneamente desiderando di rendere il più semplice possibile il pensiero che vi offrirò, riformulo il titolo. E il titolo lo riformulo così. La spiritualità delle briciole. La spiritualità delle briciole. Tutti noi facciamo l'esperienza ogni giorno quando ci sediamo a tavola di mangiare il pane. Al termine del pranzo normalmente rimangono sulla tovaglia delle briciole, che però contano poco, niente. Le briciole contano meno del vino, perché al termine del pranzo la bottiglia di vino viene presa e messa in dispensa perché può servire la sera. Le briciole contano meno del dolce, perché se per caso ne avanza si fa merenda con le fette di torta avanzata. Le briciole contano meno del pane, perché anche il pane se avanza lo si mette nel cestino e lo si mangia la sera o la mattina dopo a colazione. Le briciole contano meno anche degli oggetti che usiamo per il pranzo. Le briciole contano meno del tovagliolo di stoffa, perché il tovagliolo viene lavato e riutilizzato. Le briciole contano meno del bicchiere, perché viene lavato e riutilizzato. Le briciole contano meno di un cucchiaio, che viene lavato e riutilizzato. Le diverse pietanze che vengono servite a tavola, i diversi oggetti con cui mangiamo, vengono scelti con molta cura normalmente. Le briciole no. Le briciole vengono ignorate, le briciole vengono buttate per terra e le briciole finiscono nella spazzatura. Vorrei riassumere la spiritualità del Palazzolo con l'immagine delle briciole, a partire da una icona biblica. Nel capitolo 7 del Vangelo di Marco si narra che Gesù, dopo la morte di Giovanni il Battista e la prima moltiplicazione dei pani, fa un viaggio nella regione di Tiro. In quel luogo Gesù ha voluto andare per riposare un po', per stare un po' solo, ma mentre è in una casa nella città di Tiro gli si avvicina una donna sirofenicia che lo prega perché guarisca la figlia indemoniata. La scena apparentemente è simile a tante altre già raccontate nei Vangeli. I discepoli avevano parlato a Gesù della suocera di Simone che era a letto con la febbre e Gesù l'aveva guarita. La folla aveva condotto alla porta della città i malati e gli indemoniati e Gesù li aveva guariti. Quattro uomini avevano scoperchiato un tetto per calare un paralitico e Gesù l'aveva guarito. Gairo lo aveva implorato per la figlioletta in fin di vita e Gesù l'aveva guarita. La donna emorroissa aveva toccato il mantello di Gesù e Gesù l'aveva guarita. In questo caso Gesù non si comporta così. Ci aspetteremmo che anche in questo caso Gesù guarisca la figlia indemoniata di quella donna, quella madre così preoccupata e addolorata. Oppure dica una parola e la figlia che è distante guarisca, anche se si trova distante rispetto alla persona di Gesù. Gesù invece non rivolge a quella madre nemmeno una parola.
solo perché lei insiste e solo perché c'è l'intercessione degli apostoli, alla fine Gesù dà una risposta, che non è neanche consolante tra l'altro, anzi sembra particolarmente sgarbata, scortese, poco caritatevole. Gesù risponde a quella vedova, un po' dopo l'insistenza degli apostoli, dicendo: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Bella risposta a una madre addolorata. La contrapposizione fra figli e cagnolini riprende una metafora per segnalare la differenza fra gli israeliti e i gentili. Gli ebrei erano i figli, perché conoscevano la Torah, la legge, e quindi conoscevano la volontà di Dio. I gentili erano i cani, erano immagini comuni nel mondo ebraico. Ma cosa succede? Davanti a quella risposta, quella frase che noi oggi giudicheremmo particolarmente sgarbata, scortese, la donna non si offende. La donna non si scoraggia. La donna non fa la risentita. La donna non gli risponde male a Gesù. Semplicemente replica e dice: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Gesù ha usato l'immagine del pane, non si toglie il pane dei figli per darli ai cagnolini. Lei invece non usa, non riprende l'immagine del pane di Gesù, ma parla delle briciole, dicendo: non il pane, le briciole. Perché se tu, Gesù, ci dai le briciole, non togli il pane ai figli, non diminuisce ciò che nutre i figli. Dacci solo le briciole, non ti chiedo il pane. Ti chiedo le briciole. Cosa sta succedendo in questo quadro splendido del Vangelo di Marco? Che la donna che usa l'immagine delle briciole si è fatta lei briciola. Si è fatta lei briciola. Ha detto con lo stile: io non conto niente, io non valgo nulla, io sono una persona insignificante, ma ti prego per mia figlia indemoniata. E Gesù come risponde davanti a quell'atteggiamento di quella donna? Risponde con dei complimenti eccezionali. Quindi cambia totalmente il registro. Donna, davvero grande è la tua fede. Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Quella donna non andava in chiesa, diremmo noi oggi. Cioè non frequentava la sinagoga. Non pregava Yahweh, pregava altri dei. Ma per Gesù era una donna dalla fede grandissima. Ma non era una fede grandissima perché una madre che vuol bene a una figlia sicuramente insiste per avere il miracolo, ma per una convinzione profonda che va al di là del semplice affetto materno. È come se quella donna avesse detto a Gesù: Dio è più attento alla vita e al dolore dei suoi figli che non alla fede che professano. Dio è più attento alla vita e al dolore dei suoi figli che non alla fede che professano. Dovunque c'è un dolore, che sia il dolore di un musulmano, di un ebreo, di un cattolico, di un buddista, di un agnostico, di un ateo, di un miscredente, Dio non guarda immediatamente la fede. Anzi, c'è fede anche nel caso della donna, della mamma, che non crede in Yahweh. Davanti a questa convinzione, Gesù cambia. In che senso cambia? Possiamo dire che quella donna ha convertito Gesù. È un'affermazione forte. In quel caso, in quell'episodio, quella donna semplice, quella briciola, diremmo, per usare l'immagine con cui ho iniziato, quella briciola ha convertito Gesù, cioè lo ha portato ad accogliere come figli i cagnolini di Tiro e di Sidone. Cioè lo ha aperto una dimensione universale. È come se gli avesse detto: tu non sei venuto solo per quelli di Israele, perché tu sei il pastore del dolore del mondo. Tu non sei venuto solo per i figli di Israele, tu sei il pastore del dolore del mondo. Detto, per concludere questa icona biblica in maniera ancora più forte, Gesù ha imparato qualcosa su Dio e sull'uomo dall'amore di una madre straniera, da una briciola. Gesù ha imparato dalle briciole.
Questo testo, questa pagina di Marco, parla di una casa, di una mamma, di una ragazza ammalata, di un dolore, di un incontro occasionale, non si erano mandati dei messaggini per mettersi d'accordo di trovarsi in un certo orario, in un certo posto. Cioè parla della vita quotidiana dentro la quale è entrato il Signore e quindi con lui è entrata la speranza, è entrata la vita. Possiamo dire che in questo episodio si realizza l'incontro fra la vita e la fede. Un padre gesuita, professore di teologia fondamentale a Parigi, vivente, Theobald, in un'intervista ha detto questa espressione: il problema più serio per la Chiesa di oggi è l'esculturazione, non l'inculturazione, culturazione della fede. La fede è fuori dalla cultura. Intendendo per cultura il modo quotidiano con cui le persone stanno al mondo, non la cultura alta dei professori, delle università o delle conferenze. La fede è fuori dalla cultura. Perché la cultura del quotidiano, la fede che si fa cultura nel quotidiano, si traduce là dove le persone mangiano, dormono, riposano, lavorano, vogliono bene alla propria famiglia. E conclude dicendo: dobbiamo ritrovare la capacità di portare il cristianesimo di nuovo dentro la vita ordinaria quotidiana. Questa intuizione che, sapete, citando un teologo sembra di citare chissà chi, l'aveva già intuita il Palazzolo. L'ha formulata con parole diverse, ma il Palazzolo l'aveva già intuita perché i santi anticipano sempre la storia. Nella pregevole introduzione che Monsignor Amadei ha fatto all'epistolario del Palazzolo, pubblicato nel 1989, fa questa osservazione. Le lettere del Palazzolo possono sembrare non molto utili per la storia della sua opera e per delineare il suo volto interiore. Le lettere che ha scritto il Palazzolo non danno il quadro teorico del suo impianto spirituale, non sono un corso di esercizi spirituali, non sono nemmeno una serie di lezioni teoriche su cos'è la santità o la spiritualità. Va avanti Amadei e dice: infatti sono legate a momenti, a fatti, a necessità particolari, trattano di questioni quotidiane, banalmente simili a molte altre, però, Amadei è intelligente, però, se lette con attenzione, dipingono un quadro vivo e armonioso della sua spiritualità e dell'ansia di comunicare alle sue suore il modo evangelico di vivere le fatiche quotidiane. Amadei dice: le lettere parlano di cose concretissime e ordinarie, non danno l'impianto spirituale teoretico fondamentale, ma dicono come vivere la santità nel quotidiano. E continua la seconda frase di Amadei: la fede nelle lettere del Palazzolo non appare come una realtà accanto alla vita di ogni giorno. La fede di qua, quando vado in chiesa, quando prego, quando faccio le pratiche di pietà, e poi la vita, che è fatta di cose banali. Ma la fede è l'affidarsi alla storia di Gesù per interpretare la propria storia. Dalla storia di Gesù, ricordava della storia di Gesù, il Palazzolo ricordava soprattutto Betlemme e Nazareth, cioè momenti dove nella povertà, umiltà e nascondimento, si manifesta con maggiore forza l'amore indicibile di Gesù verso il Padre e gli uomini. Per declinare questa premessa faccio adesso quattro passaggi e poi la conclusione. Il primo passaggio: i limiti e le opportunità della quotidianità. Ho usato una categoria che adesso cerco di precisare, perché la categoria si presta a letture positive ma anche a letture negative. La quotidianità è una cosa bella, è una cosa brutta. È una cosa facile, è una cosa difficile la vita quotidiana. Comincio con la parte più difficile. Il quotidiano può apparire, e a volte può apparirsi che sia apparso anche a noi, e magari stia apparendo anche adesso a noi, la quotidianità può apparire come un'abitudine insopportabile. La vita di tutti i giorni stufa, dopo un po'. Le stesse cose, le stesse persone, le stesse azioni, le stesse iniziative. Quando le abitudini diventano una routine, diventano insopportabili. E allora noi sogniamo qualcosa di diverso, sogniamo qualche evasione, qualche svago, qualche responsabilità nuova, qualche ministero nuovo,
qualche lavoro nuovo, qualche comunità diversa rispetto a quello con cui da un po' di tempo siamo stati collocati. La quotidianità risulta pesante, soprattutto nel contesto attuale, dove ciò che conta è la prestazione. Ciò che conta è che in qualche modo uno emerga, che in qualche modo faccia notizia, che faccia bella figura. Esige oggi l'essere uomini e donne significativi, avere un'efficacia dei ruoli alti. Per reggere la vita quotidiana occorre un grande equilibrio, altrimenti si possono avere conseguenze brutte. Chi non regge la vita quotidiana può portare a spezzare la vita matrimoniale. Dopo un po' che si è sposati, non parlo per esperienza, ma per esperienze di altri ascoltate, se la vita familiare dopo un po' non ha dentro qualche ardore, diventa piatta e si cercano evasioni. Anche le amicizie possono interrompersi dopo un po' di tempo, perché uno dice vado sempre, da tempo che mi vedo con quel mio amico, va bene mangiare la pizza una sera, va bene 3 volte, 50 volte, la 51ª volta è meglio un altro giro di amici. La quotidianità mette in crisi noi preti e mette in crisi anche la vita consacrata. Ci sono a volte fatiche e a volte anche interruzioni di scelte importanti della vita, come sono le scelte di vita consacrata, che non si riescono più a reggere perché l'ordinarietà delle cose che si fanno portano a dire sono 10 anni che faccio sempre le stesse cose, vedo le stesse persone, faccio le stesse omelie, cosa cambia? O porta, se non si arriva a questo esito, a starci dentro con sentimenti acidi e risentiti. Magari uno ci sta dentro perché non vuole abbandonare la scelta fatta, ma non ci sta dentro più bene. C'è un romanzo famoso che dà un po' corpo a questa dimensione faticosa della quotidianità ed è il romanzo di Tolstoi, Anna Karenina. Se qualcuno ha letto questo romanzo o ha visto il film, questo romanzo di Tolstoi parla di una donna ricca, ricchissima, bella, intelligente, brava, che vive a San Pietroburgo. Fa un viaggio a Mosca per trovare dei parenti e lungo il viaggio incontra un giovane funzionario dell'amministrazione imperiale, molto giovane, molto ricco. Lei era sposata con un signore ricco, aveva un bambino di 8 anni, un bravo bambino, però la vita era diventata sempre la stessa, ordinaria. Incontra questo giovane e dice no, io sono sposata, sono mamma, però alla fine lei chiede il divorzio, lascia il figlio perché sogna di uscire dalla quotidianità e avere una vita felice con lui. Di fatto, appena divorziata dal marito, abbandonato il figlio, fa un viaggio in Francia e in Italia, nel romanzo, felicissimo, giorni stupendi, pieni di gioia, di sole, di amore. Poi il viaggio finisce e tornano a San Pietroburgo. E quel marito, dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni, comincia a entrare nella vita ordinaria. Lui si stufa di stare con la moglie e va con gli amici e lei rimane in casa sola. E il romanzo finisce che lei si suicida perché non regge la quotidianità. Può avere un esito non bello, la vita quotidiana, se non ha dentro, che cosa deve aver dentro? Se ci sono dei rischi possibili nella vita quotidiana, la vita quotidiana contiene anche una preziosità unica, perché Dio lo si incontra nella vita quotidiana. È quello il luogo in cui Dio ha scelto di farsi incontrare. Nella seconda lettera a Timoteo, San Paolo dice: figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Paolo riassume la sua vita con una categoria, l'offerta. Le parole versato in offerta dicono, vogliono dire, la mia vita trova il suo senso pieno se è un sacrificio d'amore, diversamente è sprecata. Non si diventa santi perché si va a lavorare. Non si diventa santi perché si prepara da mangiare tutti i giorni. Non si diventa santi perché si va a fare la spesa al supermercato o si esce con gli amici il sabato sera. Si diventa santi se mentre si vivono questi momenti e dentro questi momenti ordinari, noi li viviamo come gesti d'amore. La vita spirituale cresce quando è riempita di umiltà e gratitudine, che sono i sentimenti di chi riconosce il presente Dio. Secondo passaggio, la quotidianità di Gesù.
Chi ha vissuto nel modo più radicale il valore della quotidianità è stato Gesù. Si potrebbe dire così. Gesù per 30 anni si è fatto briciola. Per 30 anni si è fatto briciola, insignificante, sconosciuto, anonimo. Ha scelto di abitare per 30 anni in un paese sconosciuto, lontano dai centri culturali o di commercio. Quello che ha fatto lui è straordinario, è affascinante. Dovremmo avere qui accanto Charles de Foucault, che si inginocchierebbe a parlarci di Nazareth. Perché è la storia della maggior parte delle persone che vivono sulla terra. La maggior parte delle persone che vivono sulla terra vivono così. Quando arrivano dei migranti da noi, soprattutto dall'Africa, e gli si chiede: quando sei nato? Voi che siete Costa d'Avorio, Malawi, non lo sanno, perché non hanno segnato la data in cui sono nati. E quelli che negano nel Mediterraneo, chi li conosce? Non sappiamo neanche quanti, tantomeno i nomi e nemmeno dove venivano, scompaiono. Quando c'è stato il terremoto ad Haiti alcuni anni fa, veniva chiesto ai rappresentanti delle organizzazioni che andavano ad aiutarli: ma quanti morti ci sono stati nel terremoto di Haiti? Nessuno è stato in grado di dare la cifra. Perché? Perché tante persone ad Haiti nascevano, vivevano, morivano senza che nessuno sapesse nulla di loro. Gesù, scegliendo di farsi briciola, scegliendo di vivere per 30 anni la vita più ordinaria e più umile che potesse esserci, come lo era per tanti altri, è come se avesse voluto dirci questo: io ho vissuto come voi, io sono vicino a tutti voi, io amo una vita semplice come la vostra. E dove ha incontrato gli uomini? Nella vita ordinaria. Gli abitanti di Nazareth li ha incontrati nella vita quotidiana, non perché c'erano delle conferenze nella sinagoga di Nazareth. C'è un versetto nel Vangelo di Luca che un po' conferma questo. Quando Gesù, che ha iniziato il suo ministero pubblico, torna a Nazareth e va nella sinagoga e si mette a leggere. E Luca 4,16 dice: Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e, virgola, secondo il suo solito, virgola, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Secondo il suo solito, cioè secondo la sua abitudine, secondo ciò che faceva, che ha fatto per tanti anni. Questo inciso ci conferma che Gesù, secondo il suo solito, cioè abitudinariamente, fedelmente, continuativamente, si recava in sinagoga, quindi viveva una vita da bravo ebreo. E quando sono giunti i momenti della passione, del tradimento, dell'abbandono, della solitudine, Gesù non si è spaventato, non ha avuto paura di continuare a dire di sì al Padre e a rimanere fedele alla missione. Perché quella fedeltà che arriverà sul Calvario era stata preparata, secondo il suo solito, da tutti gli anni precedenti. Amando la vita ordinaria, Gesù è stato capace della donazione straordinaria. Non l'ha improvvisato l'eroismo finale. Se un giorno Gesù ha detto Abba Padre, lo ha detto perché l'aveva detto tante volte prima. Se un giorno Gesù ha saputo dire sia fatta la tua volontà, perché l'aveva ripetuto tante volte questa frase. Se Gesù ha saputo dire tutto mi è stato dato dal Padre mio, è perché tante volte prima aveva riconosciuto che tutto nella sua vita era un dono. Se ha saputo dire nelle ultime parole della sua vita, secondo Luca, Padre, nelle tue mani pongo la mia vita, è perché aveva cominciato da ragazzo a riporre la sua vita nelle mani del Padre. I 30 anni a Nazareth erano trascorsi senza grandi manifestazioni. Tanto è vero che nessuno degli abitanti di Nazareth in quei 30 anni si è accorto della sua straordinarietà. Nessuno. Però Gesù aveva abitato i luoghi delle persone ordinarie. Aveva conosciuto i pescatori perché li aveva incontrati sul lago. Aveva conosciuto i pastori perché era stato con loro nei prati. Aveva conosciuto i lebbrosi perché li ha incrociati per le strade, già prima del ministero pubblico. Aveva conosciuto i bambini perché aveva giocato con loro nelle piazze, aveva conosciuto i malati perché li ha visti per terra su qualche stuoia, aveva conosciuto gli amici perché si sarà seduto a tavola anche lui con loro, aveva conosciuto i delinquenti che poi incontrerà sul Calvario. Per questa ragione, gli anni trascorsi a Nazareth
sono gli unici che tutti noi possiamo imitare. Chi di noi può imitare i miracoli di Gesù? Forse qualcuno di voi, lo scopriremo un giorno, sta facendo. Chi di noi può fare discorsi sapienziali come Gesù? Forse qualcuno che ha studiato un po'. Ma la vita dei 30 anni la possiamo imitare? Tutti. Questo vale per, donate se adesso faccio riferimento a una categoria, vale per tutti, ma mi riferisco, esemplifico per una categoria che è la categoria delle suore. La suora infermiera incontra Gesù facendo un'iniezione a un ammalato. La suora portinaia incontra Gesù rispondendo al citofono. La suora cuciniera incontra Gesù lavando le pentole. La suora economa incontra Gesù facendo un bonifico in banca. La suora sacrestana incontra Gesù riempiendo le ampolline di acqua e di vino. La suora catechista incontra Gesù colorando i cartelloni con il gruppo di bambini che sta preparando. La suora superiora incontra Gesù ascoltando le consorelle. E la suora malata ringraziando quando riceve la camomilla la sera. Gesù è dentro lì se noi abbiamo occhi per riconoscerlo. Terzo passaggio. La spiritualità nel quotidiano di Don Luigi Palazzolo. L'espressione che Luca ha usato a proposito di Gesù, secondo il suo solito, la riconosciamo presente anche nella vita del Palazzolo. Il Palazzolo disegnato in questo disegno, non è diventato improvvisamente così, ma secondo il suo solito aveva cominciato presto ad avere uno stile, che poi ha portato ad avere questi risultati e questi frutti. Ed è presente anche nella biografia scritta da Don Castelletti, quando questo parroco che ha scritto la biografia del Palazzolo cita un episodio. Il Palazzolo a volte aiutava i seminaristi a imparare a predicare. Predicare allora comportava una specie di corso di retorica, però lui lo faceva senza insegnare in seminario, lo faceva con i seminaristi che incontrava. E dice così Castelletti: Don Luigi rideva quando i seminaristi, facendo le prove delle omelie, uscivano male le prove, e diceva: riprova, ritenta, riscrivi l'omelia. Qualche volta vedeva dei seminaristi un po' contenti di se stessi, un po' orgogliosi. E allora faceva notare che l'orgoglio non va bene e quindi cercava di smorzarlo senza offendere. Le poche, così dice Castelletti, le poche correzioni che faceva, le faceva sempre secondo il suo solito da povero ignorante. Anche nella vita del Palazzolo ricorre la stessa espressione, nella vita scritta da Castelletti, l'espressione secondo il suo solito. Dove troviamo il suo solito nella vita del Palazzolo? Declino pochi passaggi. Il beato Palazzolo e la preghiera secondo il suo solito. Durante gli anni di seminario era stato educato a delle pratiche di pietà, cioè la meditazione quotidiana, la messa quotidiana, la lettura spirituale, la visita al Santissimo Sacramento, il rosario, l'esame di coscienza, la confessione settimanale, gli esercizi spirituali annuali. Queste pratiche non le ha subite dicendo: appena finisce la quarta teologia, allora erano 4 anni, adesso sono 6, appena finisce la quarta teologia, basta questa impostazione di preghiera, sarò io capace di... Lui l'ha continuata anche dopo, ma se è stato capace di continuarla dopo, perché secondo il suo solito l'aveva cominciata prima e l'aveva interiorizzata prima, e lo consigliò anche alle sue suore. In una lettera, nella lettera 754, scritta a Monsignor Valsecchi, scrive il Palazzolo: mi permetta dunque, secondo l'usato da più e più anni, di potere nel mese della Madonna, mese di maggio, passare le notti nella chiesa davanti al Santissimo. Dice questa espressione, secondo l'usato da più e più anni, vuol dire che se chiedeva nel mese di maggio di stare in adorazione davanti al Santissimo in chiesa è perché non ha cominciato il giorno in cui ha scritto quella lettera, ha cominciato molto prima. E quando scrive alla madre Gabrieli nella lettera 55 dice: preghi, 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 perché il Signore compie in noi i suoi disegni e noi siamo umili. Il beato Palazzolo è la carità, secondo il suo solito. Il Palazzolo avrebbe potuto fare una vita da prete benestante. Veniva da una famiglia benestante, poteva fare il precettore,
poteva andare in giro a predicare, poteva avere una bella casa, ma lui fin da piccolo, secondo il suo solito, aveva cominciato a mettere una forte attenzione al tema della carità. Suora Estela Guerini, durante il processo per la beatificazione, racconta che quando lei era entrata nelle suore delle poverelle si era lamentata del cibo. Il palazzolo le confidò che lui da fanciullo, quando si recava a scuola, distribuiva ai compagni più poveri quanto la mamma gli dava per la merenda e quanto lui stesso rubava in casa dalla mensa. Vuol dire che fin da piccolo si era abituato ad essere attento ai poveri. Non ha cominciato dopo l'ordinazione. Secondo il suo solito, aveva cominciato prima. E da giovane, quando frequentava l'oratorio di via Sant'Antonino, assieme agli altri giovani del quartiere, visitava i malati in ospedale, nelle case private, e non andava mai a mani vuote, perché nello zainetto teneva vivande che consegnava ai malati, secondo il suo solito. Un terzo ambito, il beato palazzolo e la gioia, secondo il suo solito. Anche la gioia è stata una caratteristica già ampiamente e profondamente descritta. Anche la gioia è stata una caratteristica della sua vita e del suo stile educativo. C'è una citazione nella biografia del primo autore dove si dice: «Egli era sempre pronto e dello stesso umore. Talvolta lo opprimeva la malinconia, qualche altra volta aveva l'animo angustiato da pensieri cruciosi. Ma quando entrava nella baracca, era sempre lui, sempre con le solite facezie. Aveva dentro l'animo e dentro la mente delle grandi preoccupazioni, magari probabilmente dei dispiaceri, delle amarezze, delle delusioni. Ma quando lui andava davanti ai ragazzi e alle ragazze, era gioioso, era giocondo, secondo il suo solito. E la gioia non era solo quella che suscitava negli altri, perché rendeva allegri i bambini. La gioia la sperimentava lui. Nella lettera 80 della raccolta delle lettere, scrive la madre generale e dice questo: «Dopo una notte trascorsa a vegliare gli orfani ammalati, ho provato così tanta gioia che non la cambierei con tutte le gioie degli uomini. Ho passato una notte come in una terra di pace e di carità». Quarta parte piccolina del suo solito, il beato palazzolo e le sofferenze, secondo il suo solito. Secondo il suo solito ha cominciato presto a pregare. Secondo il suo solito ha cominciato presto a vivere la carità. Secondo il suo solito ha cominciato presto a vivere la gioia. E secondo il suo solito ha cominciato presto a soffrire. Perché chi ama soffre. Chi non vuol soffrire non imparerà mai ad amare. È condizione costitutiva dell'amore soffrire. Nel Vangelo si dice: Gesù doveva soffrire, non gli è capitato di soffrire. Perché amare è sempre morire. Amare è sempre morire a se stesso, sempre spogliarsi, sempre perdersi. E lui ha cominciato presto, a 5 anni aveva perso il fratello Giacomo, a 9 anni aveva perso il papà, a 31 anni aveva perso il suo carissimo padre spirituale con cui era legatissimo, Don Pietro Sironi. E anche la salute fin da ragazzo non è stata facilissima. C'è un passaggio nella biografia del Castelletti in cui si dice che a un certo punto della sua vita cominciò a fargli male una gamba. E questo gli impedì di muoversi e lo costrinse a un ozio forzato che gli pesava moltissimo e lo rendeva un po' triste e malinconico. I giovani non hanno avuto tutti compassione per quella situazione, dice il suo biografo. I suoi giovani erano alquanti disgustati con lui perché non lo vedevano più e non gli usavano più l'antica confidenza, per cui la solitudine era doppia, perché lui non poteva andare in mezzo ai ragazzi, ma perché anche vedeva i ragazzi ingrati verso di lui. Aggiunge il biografo: le male lingue non lasciavano mai di smettere di dir male contro l'oratorio femminile. E le contraddizioni a questo riguardo, anziché diminuire, crescevano. Sarà lui a consigliare a madre Teresa Gabrieli quando dice: forse è il caso, forse ho sbagliato a dire di sì quando mi ha chiesto di diventare la responsabile delle suore e delle case. E lui la incoraggia proponendogli una favola di Esopo. C'è una favola di Esopo in cui lo scrittore narra che la vita è come un cammino, un viaggio, dove ciascuno di noi, mentre cammina, ha due bisacce, una davanti e una dietro. Nella bisaccia davanti ci sono i difetti degli altri. Nella bisaccia dietro le spalle ci sono i difetti personali. Nella vita succede che uno vede la bisaccia davanti, quindi cosa vede? I difetti degli altri.
o i limiti degli altri, o le critiche degli altri, o le incomprensioni degli altri, o le ingratitudini degli altri. E lui aiuta Madre Gabrieli dicendo: fai una cosa, inverti le bisacce, metti davanti i tuoi difetti e metti dietro quelli degli altri, guarda molto i tuoi difetti. E quando vedi una sorella che ti ha offeso, ti ha ferito, ti ha risposto male, ti ha mandato a quel paese, dille: guardi, io tutti i giorni vedo i miei difetti, le chiedo, preghi tanto per me perché abbia a cambiare i miei difetti. Ma voleva dire che era consapevole, secondo il suo solito, che non è facile star dentro l'amore soffrendo, ma lui ha imparato, è diventato santo nell'ordinario. Concludo con la quarta e ultima sottolineatura. Cosa dice a noi la spiritualità della briciola? Cosa ci insegna il palazzolo, la cui spiritualità è un'immagine, quindi ha tutti i limiti di un'immagine, che ha vissuto nella sua vita la spiritualità della briciola? Mi pare che ci insegni due cose. A imparare dalle briciole, cioè dagli ultimi, dai dimenticati, da quelli lasciati cadere per terra. Palazzolo ci dice: imparate dagli ultimi, dei più piccoli, dei più semplici, da quelli che nella storia non contano niente. E il palazzolo ci dà un secondo consiglio: rallegratevi, desiderate di essere briciole, non sognate di essere chissà chi nella vita. Provo a commentare queste due indicazioni. La prima: impariamo a dare attenzione alle briciole. Anche qui cito una pagina, un brano del Vangelo di Marco. Tutto il Vangelo di Marco, il più corto, però tutto il percorso che Marco costruisce della vita di Gesù è orientato a dire agli apostoli: guardate Gesù come parla, guardate Gesù come autorità, guardate Gesù per i miracoli che fa. Ma a un certo punto, quando finisce, diciamo, la vita pubblica di Gesù, perché arriva a Gerusalemme e ci sono gli ultimi capitoli della Passione, Gesù non dice più guardate a me, ma dice guardate a quella povera vedova. Quando Gesù riassume tutto il Vangelo, prima che venga arrestato e ucciso, indica una briciola: guardate quella briciola, imparate che il Vangelo è quello lì che quella donna sta incarnando. Chi è la briciola? È quella vedova che nel Tempio non versa somme significative, non fa suonare le trombe per dire guardate quanti soldi ho versato nel tesoro del Tempio. Gesù dice agli apostoli: guardate quella vedova povera. Cosa ci dice questa pagina che è straordinaria? Quella donna non parla, non dice una sola parola. Quella donna non ha un nome. Quella donna compie un gesto di versare tutto quello che aveva nel tesoro del Tempio fa un gesto del tutto inutile, perché pochi anni dopo il Tempio verrà distrutto. A cosa serve fare un'offerta all'Istituto Palazzolo perché vada bene la clinica Palazzolo se domani l'Istituto decide di chiuderla? Uno dà l'offerta a un altro istituto che ha più garanzie, scusate il paragone. Ma lei mette un'offerta, tutto quello che ha per vivere, a servizio di una struttura, dei sacrifici, dei sacerdoti, degli animali da uccidere, quando il Vangelo poco dopo dirà il Tempio verrà distrutto. Qual è la cosa bellissima di questa pagina di Vangelo? Gesù non indica la donna dicendo guardate come è generosa. Non è la generosità che Gesù evidenzia, ma la frase che usa Marco: quella donna ha dato tutto quanto aveva per vivere. Tutto quanto aveva per vivere. Non è che se aveva bisogno di due monete per vivere, lei ha dato tutto quello che aveva per vivere dando due monete. Non è questo il significato. Tutto quanto aveva per vivere, che cos'è? È la vita come dono. Non è la materialità del denaro. È la vita come dono. Cosa ci fa vivere? Cosa ci fa vivi? Cosa ci fa santi? Una vita come dono, quello che Paolo poco fa ha detto come offerta. Quella donna Gesù la indica come il Vangelo. Quella briciola di donna, non è offensivo questo, eh? Quella donna di cui non sappiamo il nome, di cui non sappiamo come è finita la vita, di cui più nessun altro avrebbe scritto, una briciola sconosciuta, Gesù la indica come
la condensazione del Vangelo. Il Vangelo c'è dove una persona vive come dono, nella forma che ciascuno poi interpreta a secondo dello stato di vita in cui si trova. Ma aggiunge anche una cosa in più, di solito i dirigenti di grandi industrie o i responsabili del personale, quando devono assumere delle persone, cosa guardano? Qualcuno di voi che lavora o che è dentro l'attività imprenditoriale, oppure cosa si guarda quando si deve scegliere una persona? Lo fa anche la Chiesa, se è una persona intelligente, se è una persona duttile, se sa l'inglese, se sa usare bene il computer, cioè si guardano le qualità. Gesù cosa guarda? La mancanza di qualità, la vedovanza guarda, cioè il limite. Gesù sceglie e indica le briciole, non guarda di noi, non solo della vedova, ma anche di noi. Gesù quando guarda a me, non guarda se so l'inglese, se so usare il computer o il cellulare o l'iPad. Gesù guarda che cosa, i difetti che ho, le mancanze che ho, i limiti che ho, la povertà che ho, le incoerenze che ho. Mi vuol bene perché guarda questi aspetti. Non se prego bene, se sono generoso e tanti altri elementi che possono esserci nella vita di un prete, di una suora, o di un giovane o di una persona sposata. La straordinarietà di Gesù è che lui si è accorto delle briciole. E qui vorrei esemplificare due testimonianze. Porto due testimonianze un po' straordinarie, però ognuno di noi può declinarli. Angelo Roncalli. Nel giornale dell'Anima, Angelo Roncalli, che cita i santi che più lo hanno appassionato, Francesco di Sales, San Carlo Borromeo, scrive che nella sua vita sacerdotale è stato edificato da due frati sconosciuti, frati non preti, fratelli. Quando aveva 23 anni ha partecipato a un corso di esercizi al Celio, a Roma, vicino al Colosseo, nel 1904. E lì ha conosciuto Fra Tommaso della Passione, che aveva 34 anni, e scrive nel giornale dell'Anima: «Il laico che mi pulisce la camera, mi serve la tavola, il buon fratel Tommaso, mi fa meditare assai. Allegro sempre, non parla che di Dio e dell'amore divino, non alza mai gli occhi in faccia a nessuno, in chiesa davanti al Santissimo sta prostrato sul nudo pavimento come una statua. Vive facendo il servitore di tutti, senza ideali attraenti, senza miraggi brillanti, povero frate laico per tutta la vita. Ah, Fra Tommaso, quante cose mi insegni! Quanti poveri fraticelli laici, quanti sconosciuti religiosi risplenderanno di gloria un giorno nel regno di Dio!» E un secondo frate che lo incrocia da Papa. Fra Federico, un agostiniano, era addetto alla segreteria papale e aveva avuto il privilegio di servire Papa Pio XI, poi Papa Pio XII, Giovanni XXIII e anche Paolo VI. Questo fraticello era mansueto, sereno, mai una parola fuori posto, mai una curiosità, mai una richiesta inopportuna. Anche Papa Francesco ha indicato una briciola da cui lui ha imparato leggendo la sua vita, ed è San Pietro Claver. San Pietro Claver è nato 500 anni fa in Spagna e poi si è fatto frate francescano ed è nato in Colombia. Quando arriva in Colombia, siamo nel XVI secolo, vive in una città sul mare dove arrivano le navi che trasportano gli schiavi dall'Africa. Potete immaginare, se avete letto o visto qualche film, che viaggi facevano questi neri africani presi schiavi, legati, e molti morivano lungo il viaggio. Lui ha servito per 44 anni questi schiavi, queste briciole dell'umanità. Quando veniva segnalato l'arrivo di una nave con dei nuovi schiavi, lui usciva in mare con la sua barchetta e portava un po' di acqua e un po' di pane per sfamare gli schiavi incatenati. Poi scendevano a terra e c'era il mercato degli schiavi. Venivano frustati, bastonati, prima di essere poi venduti. E lui andava a medicare le ferite che ricevevano dalle bastonature. E poi si ammalavano, diventavano vecchi e naturalmente non c'era l'assistenza sanitaria nazionale, venivano abbandonati, morivano di fame, di freddo. E lui andava a curarli. Un giorno, proprio assistendo le briciole,
ha preso la lebbra dopo 44 anni che gli ha serviti, e quindi è stato anche lui portato in un posto dove c'erano i lebbrosi. Ad assisterlo c'era un africano schiavo che lui aveva aiutato, che anziché esprimergli gratitudine lo ha maltrattato fino alla fine della sua vita. La carità non ha sempre dei ritorni. Amare le briciole non vuol dire alla fine c'è l'applauso. Claver, che ha servito con grandissimi sacrifici gli schiavi che venivano portati nell'America Latina, è morto più schiavo degli schiavi, più dimenticato dei dimenticati. E la seconda indicazione che il palazzolo ci offre è quello di imparare noi a gioire di essere briciole. Si può essere briciole anche se si è papi, Non è che la briciola è la persona che fa la portinaia o la sacrestana. Si può essere briciole a livello spirituale in tutti gli ambiti. Chi è stata dopo Gesù la più grande briciola della storia? Sua madre, Maria. Ma qualcuno a Nazareth ha lasciato scritto quando la Madonna viveva a Nazareth, ha fatto quel gesto di generosità splendido. Qualcuno, la Madonna, ha detto quel giorno delle parole sacre. Nessuno. Gli evangelisti hanno raccolto, certo dopo la Pasqua, alcuni elementi della vita di Maria, ma lei per 30 anni assolutamente sconosciuta, una briciola totale, ma aveva Dio con sé e aveva la più alta santità che sulla storia si fosse mai magnificata, manifestata. Per questo lei canta e dice: io sono contentissima perché Dio ha guardato il fatto che sono briciola. Quando nel Magnificat lei dice: ha guardato l'umiltà della sua serva. Cosa vuol dire? Ha guardato il fatto che io sono stata contenta di essere briciola. Cioè nessuno, cioè serva. Un filosofo danese, Kierkegaard, ha usato un'immagine folgorante, un paragone folgorante per dire in che modo Dio ha scelto di essere briciola attraverso Gesù. Quando Francesco d'Assisi arriva davanti al Papa e si inginocchia davanti al Papa, se avete visto qualche film, Fratello Sole, Sole la Luna o altri più recenti, cosa fa Francesco? Si inginocchia davanti al Papa. È un atto di umiltà? No. È un atto di verità. È un povero che si inginocchia davanti a un'autorità. Non è umiltà quel gesto. Quando Francesco è umile, quando va dai lebbrosi, l'umiltà è sempre passare dall'alto al basso, non dal basso all'alto. L'umiltà è passare dall'alto al basso. E Kierkegaard usa questo paragone folgorante. Un giorno un re si innamorò di una bellissima ragazza, che era quella, lui il re, che teneva in ordine le mucche nella stalla. Lui l'aveva vista, si era innamorato di lei e aveva deciso di sposarla, farla diventare regina. I cortigiani hanno messo in piedi un cancan, ma noi... Sire, lei deve sposare una persona nobile, ricca, benestante, intelligente, con i vestiti belli. Ma io sono innamorato di lei. Cosa decide? Lui di farsi povero. Bussa davanti alla catapecchia della serva che mette in ordine le mucche in stalla e dice: io ti amo di un amore grandissimo, posso sposarti. E la sposa lui scendendo verso il basso. È l'incarnazione questa. Perché non ha umiliato la povera che davanti a una ricchezza può solo dire: caspita, che cosa mi viene dato. Ma è Dio che sceglie di non imbarazzare l'uomo che si sentirebbe schiacciato dall'amore di Dio e gli dice: io mi faccio piccolo, povero, briciola come te. Termino con due grazie e la conclusione. La spiritualità delle briciole, è stato detto anche all'inizio e lo riprendo anch'io, non ha come scopo di farci apprezzare il palazzolo o le suore del palazzolo. Perdonate, non voglio essere offensivo. La spiritualità delle briciole non ci porta a guardare il palazzolo o le suore del palazzolo, ma a guardare Gesù Cristo, la briciola per eccellenza. Noi non possiamo ripetere la vita del palazzolo, ma la vita di Gesù sì. Quale vita? Quale pezzo di vita possiamo imitare? La vita a Nazareth. 30 anni, non gli ultimi tre. I 30 anni noi li possiamo imitare tutti, in qualsiasi condizione, in qualsiasi parte del mondo. E allora la domanda ritorna:
Dove ha imparato il Palazzolo questa spiritualità della briciola? Dall'Eucarestia. Lo dico così. Fino adesso io ho parlato delle briciole della tavola, della cucina. Ci sono altre briciole. Ci sono le briciole dell'Eucarestia. Quando noi preti diciamo messa, sull'altare cosa mettiamo? Il corporale. Perché mettiamo il corporale sull'altare? Per non disperdere? E poi l'ostia, dove la mettiamo? Su una? Perché la mettiamo su una patena? Per non disperdere le briciole. Noi impariamo la spiritualità delle briciole guardando quelle briciole. Noi siamo quelle briciole vicino al pane eucaristico. Perché se siamo vicini al pane eucaristico, Gesù è come la patena, ci custodisce, ci tiene vicino a sé, e come il prete poi pulisce la patena o eventualmente il corporale per raccogliere le briciole nel calice, non si buttano per terra le briciole eucaristiche. Gesù ci salva mettendoci dentro il suo sangue, dentro il calice. Se questa è la prima conclusione, la seconda è un grazie che desidero dire, un grazie che è pieno di ammirazione a tutte le suore che fanno parte dell'Istituto delle Poverelle per il servizio che hanno svolto nei secoli passati, anche nei due secoli passati, ma nei decenni precedenti continuano a svolgere, perché hanno scelto, nell'imitazione del Palazzolo, di somigliare a lui in questa dimensione di cura della umanità dei poveri, quindi delle briciole dell'umanità, ma anche della gioia di apparire poveri. Settimana prossima, mentre a Roma ci sarà la canonizzazione e molti di voi saranno presenti in San Pietro, a Bergamo, ci sarà un'iniziativa che prepara l'anno prossimo, quando Brescia e Bergamo diventeranno capitale della cultura, e l'iniziativa consiste nel percorrere in città, a Bergamo, le chiese o i musei, come l'Accademia Carrara, in cui sono conservate le opere di Lorenzo Lotto. Quindi, mentre voi sarete a Roma, qualcuno farà il giro di questo percorso in città bassa e in città alta. Ora, in città alta c'è una chiesa, la chiesa del Pozzo Bianco, dove nel 1525 Lorenzo Lotto ha affrescato una lunetta con episodi della vita della Madonna, e nella lunetta dell'altare di sinistra ha affrescato la nascita della Madonna. Se l'avete visto questo affresco, se lo vedrete nella chiesa del Pozzo Bianco, se lo guarderete su un libro, è interessantissimo. Perché l'episodio affrescato da Lorenzo Lotto vede nella scena otto donne. La piccola Maria, la Madonna appena nata, piccolina. Sua madre Anna, che ha partorito. La levatrice, che tiene in braccio la neonata. Due giovani donne che sono andate a prendere qualcosa da dar da mangiare ad Anna, perché quando si partorisce poi si ha un po' fame. Una giovane donna che va a portare via la biancheria da lavare. E una donna che cerca di avvolgere la bambina in uno scialle a righe d'oro e di avorio. Sette, ma sono otto le donne. Cosa ha dipinto Lorenzo Lotto come ottava donna? Un'anziana, una donna anziana, una vecchia, seduta per terra accanto al letto dove si trova Anna. Sul lato di sinistra in basso c'è questa vecchia signora con il capo chino, seduta ai piedi del letto, che arrotola le fasce, perché in passato, quando i bambini e le bambine nascevano, venivano fasciati per tenergli le gambe diritte. Oggi si dice esattamente il contrario, però venivano fasciati. E lì seduta c'è questa anziana che arrotola le fasce che serviranno per la bambina. La vecchia è isolata, è da sola, è impegnata nel suo compito, non alza nemmeno lo sguardo. Il suo compito qual è? Arrotolare le fasce. È sola, nessuno la guarda, è ignorata nel suo compito. Forse, può darsi, è la vecchia levatrice che prima faceva nascere i bambini di Nazareth, che adesso, essendo diventata vecchia, magari la vista non è più così forte, le mani magari tremano, è stata sostituita da una levatrice più giovane e lei è lì in un angolo. Però è lì.
È un parto speciale perché Anna, si dice, secondo la tradizione, era un po' anziana, e quindi lei ha voluto anche lei essere presente. E lì, ma insignificante, non notata, voleva non perdersi la gioia di una nascita inattesa, insperata, ma era lì. Carissimi, a questa donna va la nostra ammirazione. È una donna dal volto chino, con le mani stanche, che fa il gesto ripetitivo di piegare fasce e ancora fasce. È una donna che non chiede nessuna visibilità, neanche un grazie. Le basta essere lì per poter dare una mano, perché tutto sempre sia pronto. È una briciola, ma preziosissima. Carissime suore, mi rivolgo solo a voi, vale per tutti, sappiate che tante briciole messe insieme fanno una panetteria. Grazie.